Brave le mie cantantine del coro dell'Antoniano della Fava. E come per magia Monica si è trasformata in Monica e Katia. Katia, esatto. Siamo tutti due. E la moca. Tone della Toriella. Sì, sì. Due. Un tettuno allora siete. Un tettuno. E volevo leggere una notizia ma non c'è la non c'è la massa di là in redazione. Ma no, stai qui Moni. Allora senti un attimo Monica, pronostico sul Festival di Sanremo dentro il microfono, vai. Chi vince? Non ho idea. Carla Gravina. Non ho idea ancora. Devo. Non si sa, eh. Un gran pronostico. Un gran pronostico. Non hai sentito niente, quindi. Esatto. Anche perché però così... non hanno ancora cantato tutti gli altri. No. Esatto. Sì, sì, sono lì che se la menano. Anche però tutta la settimana passata i pronostici venivano fatti proprio sull'idea del cantante, sì. Non sulla canzone. Sui testi pubblicati su una rinomata rivista. Che sì. Esatto. E quindi. Ti dispiace. No, quindi, dopo anni e anni di trasmissioni parli ancora nei vetri, cioè. Così facciamo. E Katia nel micro. Ok, grande. Hai detto qualche cosa? Allora c'è la gangale, c'è la massa. Quindi niente, non avete anche a simpatia quello che avete sentito, un'idea. Beh, sicuramente io Raff come voi adoro. Ottima, grande, grande. Tu c'hai il CD di Vinicio Capostella, stai non dire. Non gareggia. Non c'è, meno male. Farà il tenco sicuramente quel barbone lì. Bene. Beh, comunque Vinicio comunque il pronostico vero non è a gusti ma è a sensazione. Voi come siete messi a sensazioni? Britti, sì. È vero, Britti è vero. Mi è piaciuto, ha fatto un finale, Andre. Sì, bravo, molto bravo. Sì, però sì. Forse il pronostico più realistico punta veramente ai talent. Questi personaggi. Adesso non so bene come Moreno funzionerà. Nel microfono. Non so bene come funzionerà questa. Anche che sono senza ragazzi, voce. Ragazzi, c'è la Toriali. Lascia. Ma oramai è di là che fa l'assistente sociale. Scusate, Monica, non è come, come sembra. Sembra. Non è come sembra. Non è come sembra. Non è come sembra. No, ti spiego. Posso spiegarti tutto. Sì. Era nell'armadio, ma posso spiegarti tutto. L'ho trovato negli sconti. L'ho preso per gli sconti, l'ho messo nell'armadio. Si è confuso. Si è molto confuso. Va bene, a sensazioni niente. A parte Britti, tu hai un'idea, Katia? Dai, una Emma. Vabbè, Marrone, un Moreno. una Risa sicuramente. Sì. No, secondo me, come dicevamo anche prima, quando non eravamo in onda, secondo me Platinette potrebbe essere... Sì, sicuramente per quello che è stato detto anche in questi giorni. Un premiato. Sì. Magari non il vincitore, ma sicuramente premiato dalla critica. Nella lista potrebbe comparire il suo nome. Incredibile. Ragazzi. Sanremo è Sanremo. Perché Sanremo è Sanremo, prego. Sto male. E siamo tornati in onda in questa bellissima serata del martedì. Ciao Monichina, un po' mi sei mancata, devo dire la verità. Ma perché... ero troppo presa a vedere Albano e Romina Power ancora insieme sul palco di Sanremo. Sì, veramente. E poi datevi un bacino, lui che faceva le flessioni, insomma uno schifo. Guarda che sono scemi veramente. Come si chiama la nuova fidanzata di... quella porno diva, dai. Sì, Loredana. Ma non è più lei. Ah, non stanno più insieme. No. È lei, forse si sposeranno pure, da come ho sentito. Ecco, vedi ma che Johnny Gossip le sa. Esatto, prima si sono insultati. Brava. In diretta. Ma cosa c'è? Invece sono ritornati. Ma quella è pubblicità, vabbè, ragazzi, sì. È pubblicità. Allora, il jet set vive. Ah sì, perché lei aveva fatto un singolo, sì, allora doveva pubblicizzare. Poi da lì abbiamo iniziato a criticare, ma sapete che si dice che Albano sia in effetti una testona, un caratteraccio, e allora la Romina ci sta perché così ricominciano a vendere dischi, a fare concerti, sì, perché comunque fanno anche concerti all'estero, tipo Russia, così. Molto all'estero. E guadagnano dei bei soldini. Prendi fiato, mo. Sì, non lo so fare, ma respira. Sì, anche nella vita. La stiamo perdendo. Monichina, scusa, Monica, abbi pazienza, no, è così, adrenalinica. Mi dai la notizia che ho già letto 6 volte, vediamo di rovinarla in diretta.
vi do una notizia che parlando di musica, parlando di fans, parlando di concerti, di Romina, io vorrei lanciare un perizoma a Romina in faccia, magari che ce l'ho addosso già da 4-5 giorni quando ho fatto il candiere all'estero. Andare a un concerto e scatenarsi davanti al palco, davanti alla propria rock pop star, sarà capitato a moltissime persone, ma alle volte un cantante può far raggiungere al proprio pubblico un'euforia da eccitazione tale da farli da fare gesti pazzi, ok? Come quello di lanciare sul palco oggetti personali, ad esempio io la scarpa con la calza dentro, quelle proprio marce. Te ne ricordi, Katia, quelle marce che avevo quella volta lì, che hai dovuto aprire tutti i locali, che non si respirava più? Ecco, dai, tirarla nella faccia della Romina. A me piacerebbe. Per esempio, a te ti è mai capitato di strapparti i capelli davanti a Nilla Pizzi? Ma hai svelato il segreto. Bene, lanciare sul palco appunto oggetti personali da regalare al proprio idolo. Bene, nel dettaglio noi vogliamo parlare di Heather Best, una donna di 47 anni che in un'esibizione del cantante bravissimo e imitatore di Robbie Williams, che si fa chiamare Blobby Williams, si è talmente eccitata durante la famosa canzone Angels che ha voluto donare una parte di sé al cantante. Scopriamo qual è la parte di sé. Una protesi della sua gamba. Non l'avevo letta sta parte della notizia. Praticamente lei la agitava sopra la sua testa durante l'esibizione e poi ha deciso di lanciargliela così abilmente e agilmente. La donna è stata in grado di gettare la propria protesi in mezzo tra le transenne e il palco, ma solamente con l'assistenza di un collaboratore dell'organizzazione che ha preso la gamba finta da terra ed è riuscita a donarla al cantante, che dinanzi a questo gesto inaspettato l'ha tenuta in mano per tutta la durata della canzone. Questo qua ha cantato con una gamba, una protesi in mano. Mamma mia, che gusto, ragazzi, solo in chitarra. Scena raccapricciante. Mi ricordo una puntata di Friends, l'unico telefilm degli anni 90. I più giovani non se lo ricordano, però ahimè, Friends è stato un capolavoro. E a un certo punto Chandler, il ragazzo, esce con una ragazza che ha una protesi. Sì, fanno l'amore davanti al camino. Lui prende la gamba e gliela butta nel camino come tizzone. Una scena eccezionale. Va bene, comunque, grazie a questa ragazza che si chiama Heather Best, cicale senza una gamba o con la gamba di legno, e Blobby Williams, Williams ha sostenuto il concerto con la protesi in mano. È stato un grande, dai, forse per parlare dell'handicap, ad andare contro l'handicap, per ma fare contro qualcosa l'handicap. Ma che magari, scusa, questo canta con una protesi in mano, ma non sa dove buttarla. Pensate che l'ha presa al volo per prenderla in testa, la teneva in mano. Ah sì, perché non sapeva cosa fare. La Torielli, quando ha lanciato il reggiseno a Gianni Morandi, certo, che stava andando a 100 all'ora, l'ha preso qua. Si è andata a stampare, è caduto giù dal palco. Con le sue grosse mani l'ha tolto dalla faccia. Con le sue manone. Ma questo reggiseno era talmente grande che lo ha avvolto completamente. E mi sembrava proprio una meba. Era una poppa gigante. Un grande Gianni Morandi potrebbe smerigliartele contemporaneamente. Perché ha le mani grandi. Quindi potrebbe. Sa come le smerigliarebbe? Anche quello, Andiamo avanti. Ma perché mi fate tagliare? Su! Problemi con la privacy? Non vi preoccupate, iCloud, iBruno. Ho tutto nell'hard disk, non vi preoccupate. Disgraziato. Allora, devo ricordare. Di cosa parliamo? Disgraziato. Allora, raccontiamo anche ai nostri amici questo fatto. No. Bruno è l'archivio. Non raccontiamo il fatto che avete raccontato là per piacere. Soprattutto, più o meno è col contesto. No, Bruno è l'archivio man, lo definiamo così. Sì.
registra, gli piace registrare, l'ha sempre fatto da sua madre ai tempi d'oro, sì, a sì, oggi. Ma registra qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, qualsiasi video cosa, e audio. Quando è arrivato, esatto, il video, poi con questi telefonini nuovi. Esatto, quindi il bello è dopo anni risentirle, no, queste registrazioni. Sì, sì, perché poi le rimuovi. Non si ricorda più cosa ha detto. No? E racconti piccanti soprattutto. Sì, 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 quelli proprio vado pazzo. E chiedo l'autorizzazione, poi chi li ha fatti, chi li ha fatti poi se lo dimentica. E come fai ad avere questa, oh ma scemo, mi hai dato il permesso tu? Perché poi io chiedo anche, ti va se perché nel momento incarognito colui che vuole esprimere, sì, esprime anche davanti alla telecamera della RAI, esatto, anche allo stadio olimpico col microfono per il Super Bowl a New York, lo dice, hai capito? E poi dopo il bollore sfiamma, dimentica. E si dimentica anche la memoria a questa cosa, alcuni momenti dolorosi li cerca di escludere. Il mio hard disk no. No, quello proprio ha una memoria infallibile. Ad esempio, io ho un Greta Sizzo. E anche in duplice copia, tra l'altro. Sì, sì, sì. Io ho le imprecazioni. Ho una cartellina di imprecazioni del papà di Andrea. Il nostro regista. Quando monta le varie messoline in casa, no? E Andrea non vede l'ora. Ciao, Franco, ti amo sempre. È finita la telecamera numero 4. E lui quando monta qualcosa in casa, Andrea, prima di iniziare a dargli una mano, piazza la telecamera e dice arrivo. Difatti tutti così la dà Bruno. Sì, alla fine dell'anno mi porta il resoconto. E siamo amici, eh. Poi si sa quando sta per crearsi un'ambientazione, un'atmosfera, sì, brava, brava, dove potrebbe uscire veramente il meglio. Ma no? Infatti, ti prepari. Infatti i video di Andrea iniziano tutti con questa frase: Andrea, vieni o no? Perché lui stava piazzando la, perché quando vede che c'è l'incaronimento, allora ragazzo, mi piace. Quindi è importante avere sempre dietro un oggettino pronto, sì, a registrare. Ragazzi, oggi sì, è semplicissimo con questi aggeggini, sì, sì, devices. Sì, sì, sì. Occhio a Bruno Santoro. Ah, occhio. Orecchio anche. Orecchio, sì. Vieni, Luca, vieni, Luchino, dolce. Parla con i lupi. Io volevo dire che il vero orecchio di Echelon è qui. Bravo, l'orecchio di Echelon. La CIA ci fa un baffo. Sì, un baffo della voi Lorena, tra l'altro. Sapete tra che anche io e Bruno, insieme all'aiuto di Giorgio, Monica Massa e brava, abbiamo creato la Tale Brun. La Tale Brun, esatto, che è un'agenzia di spionaggio. Esatto. Se la tua donna fa la furbina, no, non parlavamo di te, Chiara. O il tuo uomo anche. Se il tuo uomo è noto che fa la furbina. Ecco. Se noi, tac, sì, te lo monitoriamo. Prontissimi, esatto, prontissimi a scovare perché tutte le peripezie. Perché con la V, no? L'agenzia, con la? No, l'agenzia. Con l'agenzia Monitor è l'anagramma di monitoriale. Cioè, monitor. Cioè, te la monitorialiamo noi. Ok, quindi se il fidanzato è allora subito è anche economica, tra l'altro, sì, con l'agenzia, no, quindi noi non cosa niente, no, niente, no, profit, total, onlus. Se volete possiamo parlare, contrattare, insomma, chiamateci al nostro numero WhatsApp e noi 348 057 0333. Tra le altre cose, stavamo scherzando talmente tanto che dare il numero non abbiamo esitato, esatto, quando parlava di grano. No. Pensa che gente che stiamo diventando. Lo eravamo già prima. E voglio dirvi una cosa direttamente da Sanremo. Dopo questo intervento, io, Luca Cevasco, yes, Killian, il grande Killian. Sound. Impressioni di Sanremo. Impressioni di settembre di Sanremo. Attenzione a Killian, perché è piuttosto cattivello. Lo vedo è pronto. Si è fatto una panciata, una bella scorpacciata. E qui evacuiamo. Anche lui evacuiamo. Aspetta prima di evacuare. Evacuiamo oralmente. Anche lui ha un hard disk di nozioni da certo, portarci. Certo, certo. Sì, lui sì, ha il pass per Sanremo. Come si chiama Sanremo? Giovani. Village. Village. People, tra l'altro. Oh, lui, lui vestito da sceriffo. Saremo Village People. Cosa deve fare? Approfondiamo tra poco. E poi te lo dice lui. Tra pochissimo. Tra le donne, da il balletto? Da quattro donne a quattro tre fustacchioni. Scusate, ma qualcuno non mi corregge, cioè, voglio dire, non se la sono neanche data. Ho detto, no, beata tra le donne. Ho capito, no, beato fra le nonne, direi.
intanto c'hai dei tardoni qui che è più giovane a 70 anni. Allora, è importante dire, mi ha scritto in questo momento Gianni Morandi da Monghidoro. Da Monghidoro, cosa dice? Sta arrivando. Che... Ah, perché ha saputo quella cosa della Monica. Non trova la strada, ma uno su mille ce la fa. Quindi... È già in posizione, arriva Monica. Non ti preoccupare. È sulla nuova strada. Ragazzi, scusate, loro due li avete già visti, li conoscete, fanno parte anche del cast dei Giovinotti. Ma questo dietro, questo Astro Boys, Astro Ganga, Astro Ganga, vai qui. Vai in qua. Quello giallo. In quello giallo. Ok, una certa distanza, è sposata, c'ha il fidanzato pericolosissimo e cintura nera di Guantanamera. Bene, allora sentite un attimo, allora vai. L'opinion leader è lui. Sì, okay? A posto siamo. Vuoi un microfono? No, grazie. Allora, compratelo. Cosa hai sentito, Neck? Ho sentito il pezzo di Neck. Ok, allora Giorgia, vieni qui per cortesia. Aspetta, adesso concedo il microfono a Killian. Dobbiamo aprire la porta? Killian Singer. Allora, Killian, adesso, vai a non copia più Sting. No, buongiorno infatti. A tutti, un saluto a tutti. Buongiorno Killian. Allora, si è appena svegliato Killian. Sono appena svegliato, sono molto stanco e non dirmi niente, guarda, anch'io oggi non me la sento. Ma guarda un po'. Allora, senti un po', dimmi qualcosa dalla canzone di Neck. La canzone di Neck è carina, molto rockettara e le chitarre mi ricordano qualcosa. Una canzone tua? Sì, purtroppo. Aspettate, sì. Apro. Purtroppo apri, sì. Falla uscire. È brutto dirlo, ma le chitarre sono molto simili a delle chitarre da me ben conosciute. Allora, Killian, okay. Dimmi una cosa. Tu, in quanto addetto ai lavori, cosa ha detto? Ha detto ai lavori. Ah, ok. Senti un attimo, volevo chiederti una cortesia. Sì. La canzone più brutta che hai sentito stasera al festival, finora di quelle che hai sentito. La canzone più brutta di quelle che ho sentito. Le canzoni non erano brutte, secondo me erano brutte le interpretazioni. Ok, ho sentito. Anche il sipario. Tecnicamente parlando, l'unica persona che aveva equalizzato abbastanza bene il microfono era Lara Fabian, mi sembra. Beh, hai equalizzato. Detto niente. Sì. Ah, scusate, Lara Fabian l'equalizzatore ce l'ha nella gola. Lei ha ingoiato un oro. Urbana in gara. Sì. Seriamente ho sentito che Lara Fabian aveva leggermente un po' d'eco, gli altri erano tutti con la voce secca, sì. Stile reality, quando fanno lo spareggio però a cappella. Però non ti sei esposto, cioè non hai ancora fatto un nome. Aspetta, ma io ti dico perché lei prima di cantare beve l'acqua Fabian. Vero, quello si schiarisce la voce. Posso fare uno scratch gigante? Io farei un applauso perché sì, grazie. Simpaticissimo. Comunque il motivo per cui il nostro amico Killian non patteggia per qualcuno è perché tra qualche giorno sarà lì nel Sanremo Village come ospite, come diceva e suggeriva Luca Cevasco. L'anno scorso c'era Mario Biondi, quest'anno c'è Killian Singer, prossimo anno c'è David Gilmour, quindi voglio dire quindi è sempre in ascesa, certo. Sì, è sempre meglio Sanremo, quindi sempre più di qualità. Ecco, volevo dirti una cosa, non dici niente per paura di ritorsioni sabato e venerdì e sabato. Praticamente venerdì sera sarà Sanremo al Village. Non vorrei mai che se parlo male di un cantante, conoscendo... Non sai che se lo sapesse Renato Abate. Esatto. Ma smettetelo un attimo, fatemi finire il concetto. Ci sarò io a controllarlo. Conoscendo potrebbero anche, ok, riempirti di testa, di calci, pugni, insomma. Va bene, quindi non dici niente. Non quello che ti è piaciuto di più, almeno. Quello che mi è piaciuto di più fino ad adesso, mi è piaciuta l'esibizione di... Lui? Fatemi pensare. Mario Andretti. No, veramente? Gianluca. Albano e Romina. Paolo mi hanno sorpreso. Albano e Romina. Scusate, ma sono in gara o sono ospiti? No, erano ospiti, però. No, non mi hanno sorpreso. Ecco, Luca, Albano e Romina con la Lancia Stratos. Bravo. Cioè, vabbè. Dove vanno? Albano e Romina. Albano ha ancora una bella voce. Scusa un attimo. Non si vuole sbilanciare. Albano si scrive al. Bano. Sì, tutto attaccato. No, dimmelo, tu che lo sai, si scrive attaccato perché lei sostiene. No, è staccato. Albano. Perché è come Al Capone. Ma no, infatti è lui, era parente. Al è il cognome. Quando cantava da solo, era Albano. Poi quando si è messo con Romina è diventato Albano. Per ragioni di marketing discografico hanno dovuto. La tipografia. Era un errore di tipo. Va bene. Niente. Killian, ci sentiamo venerdì? Venerdì per tu forza. Sei venerdì e sabato solo venerdì? Venerdì pomeriggio. Poi non so se mi trattengono sabato. Ah, dobbiamo anticipare il programma di due ore. Se mi trattengono. Lo anticiperemo. Io penso che mi mandano
via venerdì sera dopo che finito, lo tratterrò tra io l'altro, guarda, noi, lo tengo bene, noi ragazzi. avremo il nostro inviato personalizzato, certo, che sarà Luca Cevasco, yes, e da dietro le quinte speriamo da dove riuscirà ad intrufolarsi, e lui è bravo, è bravissimo, attenzione perché lui è bravissimo anche dietro le sottane, ecco, non diciamo dove, ma è esatto, bravissimo, e potremo ricevere in diretta notizie proprio dal festival, quindi non perdete i nostri appuntamenti. Ok, bene. Scusa, Albano si scrive, vero? Lo sapevo, no, bene. Tutto intero? Albano? Ah, sì, Albano, ma lo so, no, ragazzi. Non è vero. Albano. A parte che lì c'è scritto Albano. Albano. È un altro. Cantautore. Ma te ne vai? Nome d'arte di... Ha scritto al Bump. Scusate, però ragazzi, nella Palmarès di Sanremo vi siete dimenticati di due nomi importantissimi. Ok, sì? Dillo. Paolo Barabani con Oppo Somarello, Trotta Trotta, Il Mondo è Bello. Era un prete, non era un prete. Quello era Cionfoli. Fra Cionfoli. Ragazzi, ma non vi ricordate, ve l'ho detto prima, il mitico Marella. Marella, lo Shaggy italiano che cantava Chi me l'ha fatto fare? Chi me l'ha fatto fare? Sì. Oppure dicevi Marinella, chi te lo fa fare? Se qualcuno sa che fine ha fatto Marella, me lo faccia sapere, perché io quell'anno mi ero affezionato a Marella. Va bene, cerchiamo Marella, Marinella e Ma io e lui, avevamo un unico vero grande ero. 1992 l'abbiamo massacrato. Massacrato totalmente. Il signor Alessandro Canino. Quello di Brutta, fai schifo. Ma sei brutta. Alessandro Canino non era andato all'Isola dei Famosi? Sì, è esploso, sì. Io pensavo che era solo all'Isola dei Famosi, cioè non... Lui ha un passato di verdure, un passato. Sì, è un passato interessante. Sì, passato programma interessante. Che dovrebbe cambiare nome in l'Isola dei Non Famosi, perché tutte le volte... Ma io avevo un altro invece, No, lascia perdere, c'è Vasco dopo le 11, è più pericoloso della Torriello. Bene, un po' di musichina, torniamo subito dopo. Volevi anticipare qualcosa? Salutiamo Stefano Sani. Lisa se n'è andata via. E Viola Valentino. Comprami. Ah, che bei momenti quando il giovane Andrea viene qui. Perché lo abbiamo interpellato? Lo abbiamo interpellato per un semplice motivo: previsioni del tempo sulla Liguria per quanto riguarda il weekend. E sappiamo, finalmente sapremo se Sanremo sarà un festival bagnato o no. Finalmente sono stato interpellato per le previsioni in Liguria e non per tutta l'Italia. Comunque, essendo mirate per la Liguria, dovrei riuscire a non cannarle. Ok, quindi, tempo... sappi che hai messo le mani avanti. Come mai? No, comunque il tempo questo weekend prosegue. Allora, avremo diciamo un inizio di fine settimana ancora all'insegna dei cieli poco nuvolosi. Quindi giovedì, venerdì. Sì, poco nuvolosi, ma già venerdì sera ci sarà qualche nube in più, perché un fronte nord atlantico si avvicinerà alla nostra penisola e ci sarà già un richiamo di venti meridionali sulla Liguria. Quindi... Senti un attimo, dalla prossima settimana, se ti metto una carta qua, dai, tu con la bacchetta, bello, tutto il lavoro che hai fatto bello. Per no, lo sfondo, no, facciamo per te, per, mettiamo sopra, facciamo un rotolo, e tu fai... un rotolo che scende, sì, con la cartina. Cosa dici? Come volevi. E tu la perturbazione dell'accidente. Ok, sai, mi piace. Che in qualche maniera dobbiamo tenerci occupati. Sì, c'è niente da fare con l'avvitatore. No, comunque secondo me è un bravo meteorologo, e anche chi riesce a farti capire, cioè se riesce a far capire le cose senza la cartina, cioè è una bella sfida. E tu riesci a farlo? Non lo so, dovete dirmelo voi. No, me lo devi dire tu. Cioè, io quando parlo me lo immagino. Finora però ho non capito so se... che fino a venerdì forse c'è il sole, ma però sabato arriva sabato... il vento. Sì, se... E che succede? Succede che pioverà soprattutto su Genova, Savona, qua parte del Tiguglio. Forse riparato il Sanremese, però. Sì, un po' perché più rimane riparo, in sì, quella particina. Rimane in ombra dalle Alpi Marittime, però ci sarà di nuovo tanta neve sull'Appennino Ligure, probabilmente, soprattutto quello centro-occidentale, quindi. Valle Stura, Val Bormida, Cuneese. E domenica? Ma essendo martedì, oggi da qui a sabato tutto può cambiare. Sì, cambiare. Però tendenzialmente sabato piove, ce l'abbiamo in quel esatto, posto. Allora vi dico una cosa: chi sta guardando questo programma, queste previsioni se le lasciate alle spalle già da un mese. E noi non quindi siamo potete pazzi, eh? Potete constatare se lui ha detto una bugia. Ecco. Sabato gli innamorati andranno in giro abbracciati sotto l'ombrello.
E questa perché San c'è Valentino. San Valentino. Ah, scusa. Ecco, chi vedrà San Valentino, quello del 2015, questo programma è già passato da mo'. Ecco, no, volevo dire anche questo. Esatto. Vabbè, a San Valentino fai due passi, poi si va al ristorante, si sta in una certa intimità, poi diciamo l'aria della macchina stecca, ecco. Poi si tromba. Ecco, San Valentino è andato così. Anche San Valentino c'è caduta la scure. Okay. Anche perché comunque se piove cosa fai? Stai al chiuso, no? Non al chiuso quello, cosa fai? Si suona. Ah, così? Cioè, non è, cosa capite sempre? Stupido io che stupidino me anche. Ok, è vero. Avevo inteso qualcos'altro. No, no, sì. E domenica però... sempre brutto. Sì, chitarra. Chitarra. Sì. Perseguirà un tipo di clima, specialmente in mattinata, pioverà e sarà ancora perturbato. Dal pomeriggio però dovrebbe iniziare un po' a migliorare da ponente. Quindi il Sanremese dovrebbe essere la prima parte che si libera. Perfetto, la sera, poi il giorno dopo. Ragazzi, noi sempre gli ultimi. Gli inviati, noi sempre gli ultimi cosa? A vedere il sole. Ah, pensavo... Da laggiù. Però questa settimana ha fatto bello, dunque. Sì, è vero. Bene, qualcuno schiaccia... Devo andare di là. Sì. Fai tu? Sì. Prego. Okay, ciao Andrea. Ciao. Era Andrea. Il nostro amico del meteo. Stai attento sabato sera, eh? Sì, mi raccomando. Entra in azione sabato sera. Sì, appunto, perché suona è brutto. Suona la chitarra. Se suona anche un citofono, vedrai che qualcuno un'orchestra. Ti ha. Era Andrea Mastro Pasqua con le previsioni meteo per questo fine settimana sanremese. Bene, sempre bello incontrare gli amici qui in studio, ecco, questo studio che diventa un po' una casa, diventa un po'... La casa di Luca, di là si sono bevuti l'acqua qualunque, lo sapete? Che sono finite le provviste, vengono di qua e bevono ragazzi, quello che no, c'è qua. Dicono, ragazzi, ma non c'è più da bere? Più no, da... portatevelo, no, non lo so, andatelo a comprare. Hanno mangiato anche la torta, no? No, la torta, mi raccomando, dai no. L'hanno preso per un bar, sì, questo appartamento. Bar RG Bar, ok? Esatto. RG Bar Web. Bene, venite pure a scroccare la qualunque. No, però devo dire la verità, i presenti si sono presentati farciti. Sì. Di là c'è un po' di insubordinazione, eh? Sì, tra l'altro non possiamo nemmeno controllarli, vedi? Dovremmo mettere un registratore o una web. Sì. Perché non sappiamo se aprono i mobili, si fanno due spaghetti. Sì, cioè, sì, ma difatti, noi siamo qua. Che se li fanno, quando però c'è... che ci riportino pure. Lo sai che lei ha una fame, ha detto una fame. Ho mangiato un pezzo di pandoro. Sì? Che schifo. Va bene, hai saltato cena perché avrai avuto dell'altro da fare. Sì, lavorare, stare a casa e sì, basta. Sì, vabbè, ora... Lei ha fatto il San Valentino anticipato. Sì, no, io no. Va bene, mentre Sanremo dall'altra parte imperverso... Come? Non suona, ha detto. Cosa? La tromba. Ah. Vabbè. Oh, ragazze, abbiate pazienza, io ho quasi 50 anni, ma sta roba da Angie Porto... ma scusa, dai, tu sai lei l'ha detto. La suonerai la tromba o no? Ma lascia stare. Perché il sabato? Ma io, non ti preoccupare che... Devi aspettare il sabato. Mi chiamavano Miles Davis. Ecco, ma come? Prima abbiamo detto che non è che... Insomma... Che cazzo parli? Oh, ma è scemonita! Che c'ho... Vabbè, lascia stare. Ma allora, una domanda, Bruno Santoro... Ma lascia stare, guarda Monica, devi anche smettere di parlare dei solo miei fatti. Giorgia Cardenasso ce lo potrei dire. Ma chiedetelo a lei. Ho un sacco di argomenti in allora, proposito. Allora, approfondiamo. Facebook Giorgia Cardenasso, chiedetelo a lei se avete delle curiosità. Io, ma non facciamolo per radio perché non sta bene. Comunque la mia attività sessuale è in ordine. Attenzione. Arriva l'altro diavolo. C'è il mio preparatore atletico. Bravo, abbiamo un testimone. Mi corre l'obbligo di venire in soccorso del mio amico. Vai. La verità, signori, sta nel nome. Diglielo. Nel nome. Come mi chiamo? Santoro. Si chiama San Gemo. Ma mica mi chiamo mica Lombrico. Si chiama San Pulcino. Sì, Santoro. Santoro. Uè, ragazza, Torrielli. Toro seduto o Toro?
Allora, ciao, ora ragazzi, ti metto le mani. Grazie, Luca. Luca, prego, vieni a supportare in questo momento. Lo sapete che Luca mi sembrava un operatore ecologico con la maglietta dell'anno. Allora, no, che è bellissimo. Toro e Torrielli qua. Dai, corna che. Pensa un po'. Allora, scusate, scusate, sono un po' confuso in questo istante. E tu ti capisci, Armiglia. Devo andare con la musichina. Dopodiché ci salutiamo. Appunto, usciamo dal bagaglino, vi prego. Dal bagagliaio pure, direi. Va bene, musichina, poi ci salutiamo, grazie. Allora ragazzi, abbiamo solamente un minuto da questo istante, ok, per salutare. Io voglio salutare tutti i presenti, ringraziare Andrea Mastropasqua e Monica Massa. Io tutti gli assenti, quelli che ci stanno ascoltando e chi ci ha ospitato. Un bacio gigante gigante. Io tutti gli ascoltatori radiofonici e quelli televisivi. Per quelli televisivi devi fare anche così alla maglia. Io saluto a tutti quelli che mi conoscono. Bravo, la pace nel mondo. È la pace nel mondo. Votatemi. Dove è andato? Chili? Ecco, Chili mi soffre. Saluto tutti, se venerdì sera passate da Sanremo Village. Il Villaggio del Sole. Bravo. Siamo lì e vi aspettiamo a braccia aperte. Tu, io ho altri artisti emergenti. Nicola. Che c'è, non so chi ci sarà. Grande, io ci sono. Killian Singer. Allora, qua. Tutti i sanremesi, tutti i santi, tutti coloro che sono al di qua del vetro, tutti coloro che sono al di là del vetro. Ok, va bene, ok, grazie Claudio. Era Claudio Gambaro, Catius. E io saluto tutti e tutti quelli che hanno salutato loro. Ok, quelli che mi conoscono anche un po', dai. Dai, va bene, è finito. Ok, è finito. Ciao, grazie. Jerry. Ciao. Il momento dei saluti, abbiamo lavorato tutti per voi, non ringrazierò nome, parlo di redazione, c'è dentro tutti quanti e poi basta perché sono troppo emozionata, grazie.